Buongiorno, buongiorno ragazzi. È da molto tempo che vi dicevo che avrei riportato Minecraft nuovamente, ma non sapevo quando. E quindi ho detto, ma facciamo che potrebbe essere oggi questo giorno. Ora voi direte, Martina, ma tu dici che ci rirai su Minecraft, però in che modalità giochi? Ovviamente giocherò in modalità hardcore, ragazzi. Questo perché noi andiamo ad unire il chill, ok, al content insieme allo sclero, che sono tre particolarità incredibili che non possono mancare. Di conseguenza, qualsiasi cosa accada, sono in hardcore. Ma quindi se muori si cancella il mondo, se muori si cancella il mondo. Quindi tutto quello che andremo a fare, se io muoio, ho solo una vita. Cioè prendo e sono f***ing morta, ok? Letteralmente. E questo è un problema. Questo è un problema perché in realtà AMC non è che lo conosco chissà quanto. Ora, la parte più importante di tutte: il nome del mondo. Ora io metto la chat, ok? E voi mi darete un consiglio su come chiamare il mondo. Estremo, sarà in hardcore. Ora voglio un nome per il mondo da voi. Ma come è venuto in Sicilia? Minalo duro, mi dissocio. Tua zia pelata, no. Il mondo di Patti. Bello ma non bellissimo. Mondo di Capuzziello. Napoli Simulator. Il mondo di Ciruzzo. Croato Craft. Pizzo Craft. Ma Croato Craft è troppo semplice, capì? La cantina di mamma. Devo fare così. Allora, o la cantina di Croatomis oppure il mondo dei bambinetti. Secondo me la cantina è molto più bello. Secondo me la cantina di Croatomis è molto più figo. Ok, crea nuovo mondo. Si va. E benvenuti nella cantina! Ciao, zozzora! Allora, un attimo, iniziamo ragazzi con la prima cosa di Minecraft, che non è assolutamente quella di picchiare gli animali. Allora, era da un po' che non giocavo a Minecraft. Io so che ci sta anche un'opzione, quella di attivarla e distruggere tutti gli alberi con un tocco. So che si può mettere e che non è un cheat, ma è una cosa legit. Però non credo che lo andremo a fare. Vieni qua, amore mio! Mamma mia, ogni volta che guardo le pecore, ragazzi, non so perché mi ricordo una mia ex amica. Non so per quale motivo, ve lo giuro, però proprio ho questi vaghi ricordi. Oddio, amica, conoscente, perché chiamarla amica, oddio, un po', diciamo... Che cazzo è? Ma che è sta roba? Raga? Ma mi associo! Ok, si inizia la grande, proprio nel chilling. Tocco di velluto, che cavolo è tocco di velluto? Come si apriva l'inventario, raga? Non mi ricordo niente. Aiuto, aiuto, aiuto. Come si apriva il personaggino? Aiuto, aiuto. Con la E. Ok, grazie ragazzi, scusatemi, ho avuto un attimo di... un momento di panico, devo essere sincera con voi. Sì, sono sincera con voi, ho avuto un momento di panico. Ah, questi non li posso mettere che hanno la maledizione, quindi teoricamente mi dovrebbero dare noia. Ma quindi questa è una cosa nuova, io non l'avevo mai vista. Sono pure i blocchi d'oro, aspetta, questi li prendo, scusami, proprio nel childings. Sì, obiettivo nether il primo giorno, e che cavolo è? Cioè ragazzi, bisogna... allora, le cose nella vita, ok, bisogna farle con la più calma delle calmezze, delle calmità. Cioè, guarda qua. Guarda qua cosa ho davanti a me. Il ben di Dio, ok? Tutto quello che vedete qua di fronte sono le sorelle degli haters. No, no, la spada non l'ho fatta per un semplice motivo, perché tanto sprecherei solamente materiale. Quindi ora noi ci mettiamo qua. Ci andiamo a fare un pochino di pietra e ci facciamo perlomeno all'inizio tutti gli arnesi in pietra. Allora, piccone in ferro fatto. Poi ci facciamo una spadina. Sì, beh, in ferro, in pietra. Ok, questo qua non ci serve più. Ci facciamo altri stick. Ok, e ci facciamo intanto due ash. E direi anche che siamo per il momento tranquilli. Ora, essendo comunque il primo episodio, raga, è la prima volta, cioè il primo giorno, io farei che la casa la facciamo in un sotterraneo. Poi almeno dal secondo o terzo episodio direi di fare la casa. Usiamo una montagna, comunque dentro qualcosa dove metterci, perché... Ok, ho già trovato il posto. No, c'è un... No, scherzavo. Allora, io voglio andare là dentro. Voglio andare là dentro. Vado. Raga, frega un cazzo, vado. Acidit, bambino! In cantina, ok. Siamo safe. Ora, il vero problema esistenziale è il fatto che mi serve il carbone. Se non ho il carbone, non posso fare le torce. Se non faccio le torce, è un problema. Di conseguenza, c'è una soluzione a tutto. Era così il letto? Sbaglio sempre. Dormiamo e passa la paura, ok? La paura è terminata. Ora. Sto già morendo, sono in hardcore, devo ricordarmi questa cosa, quindi facciamo così,
È così. Oh! Hanno cambiato tutte le texture, bellissime. Vabbè, ci stava, raga. Comunque, dopo tanto tempo, fanno bene comunque ad aggiornarlo, cambiare anche se cambiano solamente la skin di qualcosa, la texture di qualcosa. Comunque, è figo, capito? Ma è ferro? È ferro? Che cos'è? Ferro grezzo? Ok, quindi questo in teoria dovrebbe essere una cosa nuova dell'aggiornamento, giusto? Un altro posto, dite? Perché secondo me, io qua sento acqua. Però mi Ciao sa che è Martì. sopra. Credo sia sopra. Vediamo, facciamo un attimo un test. Facciamo una discesa per un tot di tempo. Sento acqua, raga. Sento acqua. Ora. O si sono rotte l'acqua a qualcuno. No, ma è sopra perché sento le mucche. No, sento anche scheletri. Ragazzi, c'è solo una ricercatrice nata. Forse non avete capito. Porca miseria. Dobbiamo andare con calma. Ricordiamoci che siamo in hardcore, Martina. Ricordiamoci e ricordiamoci che siamo in hardcore, Martina, ok? Non facciamo cavolate. Ma c'è un dungeon? Ma qua c'è un dungeon! Ragazzi, ma qua c'è lo spawner! E mi sa che era pure di scheletri, perché sentivo il rumore di scheletri. Con calma, ragazzi, perché qua. No, qua c'è l'acqua però. No, raga, perché c'è l'acqua. Non è un dungeon. Quante torce ho? Facciamo le altre. Ok, 26 torce. Che è sta roba? Che cavolo è? Rame grezzo. Ma si possono fare le armature con il rame, mi sa, eh? Bellino. Il blocco è carino. Sì, e a quanto pare il rame l'hanno messo nella nuova versione, la 1.17. Infatti, io stanotte. Quando ho aperto Minecraft, ho detto così mi preparo per la live. Mi ha fatto fare l'aggiornamento della 1.17. Raga, c'è il dungeon quello pieno di spawner. Raga, c'è. Che scavatrice! Cioè, proprio io ho un. Ho veramente un. Della Madonna. Ok? Dirvi che ho paura è dire veramente poco. Perché qua è pieno di spawner. Soprattutto dei ragni velenosi. Che mamma mia, raga, che fastidio quelli là. Faccio una crafting table da tenere qua con me. E mi faccio anche una fornace. Metto il carbone, metto il ferro. Poi lo scudo. Lo scudo potrebbe essere un'ottima call. Ah, è così semplice? Ah, lo facciamo, raga. Contro gli scheletri è molto utile. Mettiamo lo scudo qua. E così ci difendiamo. Al primo try! Senza neanche proprio il minimo sforzo. Proprio così, proprio. Capito? Come quando vai al primo appuntamento con una bella donna, no? E dici, madò quanto è bella questa qua, proprio me la porti nel letto. E già la prima sera, lei, capito, te la dà. È lo stesso procedimento, ok? Che cos'è sto blocco? Pietisco di. Ma sto blocco è bellissimo. Il rame nuovo, cioè il materiale nuovo è appunto il rame. Che però a quanto pare ci puoi fare solamente delle cose estetiche, non né armature né robe del genere. È tipo un golem con le corna. Ok, allora eviteremo di andare in questo posto, ragazzi, perché diciamo che ricordo che. Scava con Martina e troverai tante belle cose. Ora, in teoria, c'è uno spawner. C'è lo spawner, regà! È lo spawner! Sì, è lo spawner, è lo spawner, è lo spawner, è lo spawner! Uelà, amore mio! Amore mio! Torna in cantina! Ah,
mattina, free to play. Allora, no, 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 no. Guarda quanto c***o sono grossi, ma hanno ma sono enormi, questi cazzo di ragni, porca troia. Ma? Tanto, cosa potrebbe mai andare storto? Hello there. No, 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 no. Ci vediamo in un secondo episodio. Testa di cazzo. Madonna, 5 ossa. Ma porca troia, cioè. Ma stai scherzando? Quanto cazzo, che cazzo vuoi, oh? 5 ossa e non sei neanche mio. E se ne va. No. Cioè, 5 ossa, ragazzi. Ma quanto mi deve costare? 5 ossa, ma stiamo scherziamo. Oh! No, 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 guarda, te lo giuro, stavo scherzando. Te lo giuro, era un prank. Era un prank. Era un cazzo di prank. Ma ci sta l'armata dei 100, della carica dei 101 qui. Oh, 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 no, allora, allora, allora. Posso spiegare, posso spiegare, posso spiegare. Ti giuro, posso spiegare. Ok, vaffanculo. Come succate, ciupapi mugnagno. Che cavolo sono? Ma? Ma seri? Ma se la uccido mi dà il cibo però, scusami. No, come prova, raga? Non voglio morire, ragazzi. Cioè, se muoio per una cazzo di capra, tilto, eh. Oh! Ma in che senso? Va bene. Sono nata per rischiare. No, 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 no. Però una, solo una. Cioè, non ne voglio otto. Una, prendo questa. Ma è il cibo? Cioè, una capra che non mi dà il cibo. Ma che capre inutili sono, cioè. Prendo un pochino di legna, perché sono a corto di legna pure nel mio bunker. È qua, raga, è qua, è qua, è qua. 100%. Prossima volta mi salvo le coordinate. Eccoci! Ok, allora. Quindi abbiamo capito che in due direzioni andare è completamente inutile, perché non c'è assolutamente nulla. Proprio nulla del nulla del nulla. L'episodio di oggi è finito così. Abbiamo scavato tantissimo, dobbiamo ancora finire di scavare. Abbiamo trovato un sacco di roba e ci siamo già comunque appostati. Domani... Se domani volete Minecraft di mattina, sempre verso mezzogiorno, domani facciamo Minecraft, però l'obiettivo di domani sarà quello di farmare per andare poi a costruirci la casa domani.